l'ultimissima giornata di Serie B Win in scena alla Picchi di Livorno, dove gli uomini di Però si giocano oggi la permanenza diretta contro il Grosseto di Statuto. Con 3 punti oggi il Livorno è salvo in caso di sconfitta o pareggio. Tutto dipenderà invece dai risultati di Ascoli ed Empoli. Arbitra il derby toscano Giacomelli di Trieste. È il Grosseto a partire meglio, soprattutto con Sforzini. Ci prova con la conclusione al minuto 3, ma il suo tiro finisce alto. Minuto 13, è Sciacca a provare da fuori questa volta. Inguardabile il suo tiro. Minuto 20, c'è un calcio di punizione per il Livorno. La corsa è di Belinghieri, bella la parata di Narciso che blocca sicuro. Minuto 23, bella l'azione del Livorno, c'è la sponda di Bernacci, Belinghieri fa tutto da solo, supera Antei e con il destro fa l'1-0, che significherebbe salvezza per il Livorno. 8° gol in campionato per Belinghieri, centrocampista ex Torino, classe 1983. Gran bella azione del Livorno che passa in vantaggio dopo 23 minuti di gioco. Poi rivediamo, supera Antei e fa secco il portiere avversario con un preciso destro, che significa fino a questo momento salvezza per il Livorno. Minuto 27, c'è un cross di Petras, ci prova Sforzini ma il suo colpo di testa finisce fuori e sciupa l'1-1. Minuto 36, ci prova Giallombardo direttamente con il sinistro, la sua conclusione è inguardabile. Minuto 39, calcio di punizione, ancora Sforzini di testa, alto però anche questa volta. Minuto 44, Dionisi prova l'azione personale sulla corsia di destra, poi il suo diagonale, facile presa di Narciso. Minuto 45, salviato per Bernacci, arriva il 2-0 del Livorno. Terzo gol personale per il Cesenate, classe 1985, in prestito dal Bologna. Rivediamo nel doppio replay il 2-0 di Marco Bernacci, che chiude il primo tempo. E la ripresa è ancora Sforzini a fare la voce grossa. Barti manda il pallone in calcio d'angolo. Minuto 15, è Dionisi a provarci, fa tutto da solo, c'è la deviazione in calcio d'angolo. Minuto 27, ancora Grosseto, Sforzini si gira, fa muro però la difesa del Livorno. Il pallone arriva poi a Giallombardo, Barti blocca senza problemi. Minuto 32, calcio di punizione di Petras, ancora per Sforzini e ancora Barti si salva in calcio d'angolo e mette una pezza al 2-0 del Livorno. Il pieno recupero, ancora Sforzini che cerca il gol numero 21. Finisce però così 2-0 per il Livorno, che firma 3 punti e salvezza l'ultima giornata disponibile. I gol nel primo tempo sono stati firmati da Belinghieri e Bernacci.